Ciao a tutti! Oggi prepareremo la minestra di riso con indivi e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio evo, concentrato di pomodoro, indivi a riccia, acqua calda, dado vegetale bimbi, riso integrale, patate tagliate a pezzetti, sale, pepe e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il concentrato di pomodoro ed azionare il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'indivi a riccia e l'acqua calda. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, velocità 2. Frullare per 20 secondi a velocità 7. Aggiungere le patate e cuocere per 4 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso, il pepe, il sale, amalgamare con la spatola, e cuocere per 18 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, con il cestello al posto del misurino. La minestra è pronta, impiattare e servire con il parmigiano grattugiato. Minestra di riso con indivi a riccia e patate. Grazie e alla prossima ricetta!